lasciate pure che la natura si risenta dinanzi al soffrire, poiché niente vi è in questo di più naturale all'infuori del peccato. La vostra volontà col divino aiuto sarà sempre superiore ed il divino amore non verrà mai meno nel vostro spirito se non tralasciate la preghiera. Cari amici, pace e bene a tutti voi. E oggi viviamo una giornata bella dal punto di vista spirituale, una giornata davvero che è luminosa. Perché? Perché celebriamo l'Annunciazione del Signore, celebriamo questo momento grande della storia della salvezza, ossia quando, sappiamo bene, quando l'Arcangelo Gabriele va da Maria Santissima a portargli l'annuncio della nascita del Salvatore. E Maria accoglie nel suo cuore e nel suo grembo questo messaggio, dando il suo assenso, dicendo il suo eccomi alla volontà di Dio. Allora, fratelli miei, mi piace pensare, mi piace dire qui, in questa chiesa dedicata alla Madonna, pensando a Padre Pio, che il nostro caro santo, il nostro caro Padre Pio, ha imparato proprio dalla Madonna a dire il proprio eccomi al Signore. Il nostro caro Padre Pio è andato, potremmo dire, a scuola da Maria per poter pronunziare il suo eccomi alla volontà di Dio. E allora anche noi impariamo da Maria. Impariamo da Maria. Certamente Maria ha titubato, no? Maria ha avuto paura nel suo cuore. Questo messaggio così grande, questo messaggio così importante che l'ha trovata quasi, ecco, inconsapevole anche di quello che gli stava accadendo, no? Alla sprovvista. Però Maria aveva già un cuore che custodiva la fede. Maria aveva già un cuore pronto nella preghiera. Ecco perché senza esitazioni, dopo un breve tentennamento, ma senza esitazioni, ha detto il suo eccomi al Signore, eccomi, sia fatta di me la tua parola. E Padre Pio a scuola da Maria, Padre Pio imparando dalla Madonna qui in questa chiesa, Padre Pio ha saputo dire il suo eccomi totale e generoso alla volontà di Dio. Allora, fratelli miei, anche noi oggi siamo chiamati a ripetere il nostro eccomi quotidiano alla volontà di Dio. Ripetiamocela questa parola, eccomi Signore, sono pronto, sono disposto a fare la tua volontà, imparando da Maria, imparando da Padre Pio, perché il Signore possa continuare a crescere nel nostro cuore. A tutti voi auguro in questa giornata di sperimentare l'amore e la protezione di Maria. Pace e bene a tutti voi.